Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, l'idraulico H24. Oggi parleremo dei boiler elettrici. Cosa sono i boiler elettrici? Sono quegli accessori che avete a casa e che riscaldano l'acqua mediante elettricità. Ci sono due tipologie di boiler, quelle con la vasca in base in ferro zincato, oppure quelle con la vasca in ferro zincato, porcellanato e porcellanato. Cos'è la differenza? Che quella porcellanato ha un rivestimento interno che protegge il boiler dall'acqua praticamente, che evita che si buchino o che si creino ossidature. Quelle invece ferro zincato, quelle che praticamente che costano molto meno, hanno questa prerogativa di essere zincati internamente. Come si sa, la zincatura nel tempo può andare via e praticamente cominciarsi a bucare. Cominciamo a parlare dei due boiler, praticamente anche il loro composto interno. Mediante una resistenza scaldano l'acqua e praticamente vi danno l'acqua calda quando voi aprite un rubinetto. La cosa nuova è che è stata integrata della tecnologia in alcuni boiler. Alcune case italiane hanno fatto in modo di farvi risparmiare un po' sulla corrente elettrica. Come fanno? Creando interno una possibilità di avere le fasce orarie. Mi spiego. Le fasce orarie sono quelle fasce orarie che voi avete in alcuni contratti elettrici che vi dicono che in quel periodo, a tot ora, la corrente viene a costare meno. Questo però non è un grosso risparmio, secondo il mio punto di vista. Il grosso risparmio sarebbe poter avere un risparmio sopra la propria bolletta effettiva. Come facendo? Inserendo ai boiler una specie di rubinetto che miscelerebbe l'acqua calda con l'acqua fredda e praticamente vi porta a non far uscire tutta l'acqua calda a temperatura altissima, perché a 50 gradi, quando voi aprite un rubinetto, brucerebbe. Invece con questo dispositivo che viene messo sotto al boiler, che si chiama miscelatore sotto boiler, praticamente vi fa risparmiare un sacco, perché non fa uscire prima di tutto l'acqua a 50 gradi, ma bensì la temperatura che voi avete preimpostato prima di usare l'acqua calda. Questo qua veramente vi porta realmente a un ottimo risparmio, perché con la miscelazione uno può aprire soltanto l'acqua calda, un metro d'acqua calda, e poter avere il massimo del rendimento del boiler, per far sì che l'acqua calda che viene usata è di minor temperatura di quella che è contenuta nel boiler. Quindi lì si ha già il primo risparmio energetico. Quindi ragazzi, io vi consiglio sempre di inserire questi boiler elettrici di una certa tecnologia e spendere magari qualcosina in più del boiler, ma avere un risparmio. Poi inserendo questi rubinetti sotto boiler, questi miscelatori sotto boiler, avete un risparmio ulteriore. Si può addirittura più o meno una famiglia di due persone avere il boiler addirittura spento per 2 giorni in inverno e addirittura spento per 3 giorni in estate. La differenza qual è? Che l'acqua di entrata è molto meno fredda d'estate e invece d'inverno un pochino più fredda e durerebbe meno. Calcolando che parliamo di fare delle docce che non devono durare più di 5 minuti, certo che se noi ci facciamo una doccia di mezz'ora il boiler si svuota e automaticamente si deve accendere. Quindi ragazzi, inserite questi rubinetti sotto boiler, questi miscelatori sotto boiler, sono molto importanti, anche perché avete un'ottima resa del boiler e tante volte il boiler tende a non accendersi perché l'acqua non viene consumata, cioè ne viene consumata di meno. Quindi abbiamo una temperatura dentro il boiler di 50 gradi, noi ne richiediamo un massimo di 42, quindi abbiamo uno sbalzo termico di 10 gradi più o meno. E praticamente il boiler rimane più caldo dentro, quindi tende a non accendersi, il consumo sia molto di meno di acqua calda dentro il contenuto del boiler, quindi meno consumo di acqua calda, meno consumo di corrente elettrica. Ragazzi, questo è un piccolo video che ho fatto per dirvi come risparmiare anche con i boiler elettrici. Per qualsiasi cosa contattatemi sulla mia pagina Facebook, che sono Termoimpianti, oppure sul mio canale qua, direttamente scrivendomi sotto se avete delle domande. Potetemi contattarmi anche su Instagram, ci sono anche su Instagram, e vi chiedo anche di fare una cosa, di mettere un like su questo video, iscrivervi al mio canale e praticamente se vi piace,
mettere un pollice in su. Se non vi piace, ragazzi, potete anche mettere un pollice in giù. Però, ragazzi, ogni volta vi darò dei video, vi farò vedere dei video come risparmiare sul mio campo. E ogni volta ci sarà sempre più gente che risparmierà e sarà molto grata, come tanti miei clienti che sono ben grati di risparmiare e portare magari anche quella 20, 30, 40 euro in meno sulla corrente elettrica, sulla bolletta della corrente elettrica. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima volta e con un nuovo video. E ragazzi, più siamo e più vinciamo. Un saluto dall'Italico H24.